Ciao ragazzi, siamo al quinto episodio di Spazio Verticale. Io ve lo giuro, cerco di non parlare sempre delle stesse persone, ma Stefano Ghisolfi fa sempre parlare di sé. Questa mattina ho visto un simpatico post dei Brocchi sui Blocchi e volevo riproporvelo. Avete sicuramente tutti sentito parlare di cosa ha combinato ieri Stefano. Primo posto alla tappa di Coppa del Mondo Lead in Cina. È già la terza volta che Stefano ci regala queste emozioni. Sarà proprio la Cina a portargli fortuna? Io questo non lo credo e non lo crede neanche lui. Andiamo subito a vedere il top nella sua finale. Volevo anche darvi una notizia di un certo Alfredo Weber, un ragazzo simpatico di 48 anni che ha salito il suo primo 9A a Massone, Thunder Ribes. Ho avuto l'occasione di intervistarlo telefonicamente proprio questa mattina. Andiamo a sentire cosa ha da dirci. Allora siamo qui in collegamento con Alfredo Weber che domenica ha fatto veramente qualcosa di speciale. Raccontaci un po' cosa è successo, Alfredo. Niente, no, ero giù al pueblo, stavo provando Thunder Ribes, un 9A liberato da Stefano Ghisolfi. Il sabato ero andato molto vicino a farlo, al terzo giro. Con sorpresa avevo preso la presa chiave, ero riuscito a prenderla. E niente, però dopo sono caduto perché non sono riuscito a essere convinto sul lancio al bordo del tetto. Ok Alfredo, invece domenica che cosa è successo? Domenica sono andato giù perché avevo voglia di riprovarla per fare un po' di allenamento per la prossima volta, magari mercoledì o giovedì volevo provarla. La prima parte mi sentivo abbastanza stanco per i tentativi del giorno prima, però dopo sono arrivato a riposo, mi sentivo bene e dico provo e niente, con sorpresa sono riuscito a prendere sto bidito, incastrarlo bene, lanciare e mi sono ritrovato sopra il tetto. E com'è fare un 9A all'età di 48 anni? È una cosa indescrivibile perché per me è un sogno, è il sogno della carriera. Ho iniziato a scalare 30 anni fa. Il 9A quando avevo 25 anni era ancora una cosa mitica, diciamo, quasi una cosa mistica, era una barriera che era stata sorpassata solo da Vince Gangulli e di Ben Moon. Allora grazie mille Alfredo, ti ringraziamo, ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, ciao. Bene ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi a Epic TV Italia e di condividere e mettere mi piace a questo video. Ciao.